Potrebbe essere la semplice storia di un figlio che cerca di fare i conti con un padre particolare, uh, un padre che ha, lo ha lasciato per inseguire il proprio sogno, trovare la propria spiritualità, raggiungere l'India, vivere in India, ma non è solo questo, perché poteva essere una lacerazione non ricomposta. Il problema, o anche la fortuna, è che il padre torna e in fondo padre e figlio si ritrovano a vivere un pezzo di India. All'interno di Roma. Questo sì è il film fuori raccordo e dentro raccordo in molteplici sensi. E in qualche modo il figlio non, non riesce ad accettare questo mondo spirituale che accoglie tutti allo stesso modo. Vorrebbe avere un esempio, vorrebbe avere delle indicazioni, ma forse le indicazioni sono proprio quelle che non può avere. Quindi è un film molto aperto con un repertorio. Straordinario perché è tutto vissuto e tutto lacerato ed è un film veramente importante sulla relazione. Samsara Diary, devo dire che è un film che mi ha molto divertito. Sono entrata in questa storia, eh, a parte il, il repertorio straordinario che è riuscito a mettere insieme, che racconta una. Sia una storia personalissima, ma anche secondo me io ho percepito proprio la storia di una generazione, cioè di un momento, uh, proprio so, di un momento storico particolare um, di cui sono stati gli strascichi per <ride> diverse generazioni successive questo tipo di approccio all'educazione, questa forma di famiglia anche così no? destabilizzante soprattutto oggi per rivedere quel tipo di cultura è fantastico perché poi ci dà l'idea di un'evoluzione enorme quindi mi ha molto divertito mi ha molto incuriosito e, e, e comunque mi, mi ha veramente dato cioè questo personaggio del padre è, è controverso da morire perché è di una simpatia unica ma è anche insomma ovviamente insomma, da, da figlio posso capire la difficoltà di relazionarsi con tutto ciò comunque sia è un film che mi ha, mi ha raccontato una storia in un modo molto divertente ironico e profondo e, e, e anche poetico quindi ho trovato un ottimo film Sansara Dyer è un film sulla relazione uh, tra il regista Ram e il papà Alessandro Uh, che ha deciso di andare in India uh, lasciando questo ragazzo da solo a gestire i dolori della giovinezza in qualche modo uh, questo papà torna dopo dieci anni ed è una persona totalmente diversa e, e tenta in questa ipotesi uh, in questo progetto impossibile di costruire il più grande tempio della Dea Kali a Roma. E è un film d'archivio con del materiale personale straordinario, eh, molto intenso, molto divertente. E, mh, ci sono due o tre momenti nel film molto belli in cui c'è il rapporto fra Alessandro e la madre. E, in cui appunto il, il protagonista, il papà, ritorna bambino uh, con questa madre che si trova coinvolta in questa costruzione di tempio hindù ma che vede il figlio ancora come un, un ragazzino e, e c'è Ram che sta per avere un figlio e in qualche modo vuole riconquistare appunto alla uh, luce di questa nuova paternità il rapporto con un padre che non ha mai avuto. E in alcuni momenti però mi è sembrato un film agiografico. Nel senso che non ho mai visto realmente il conflitto, avrei voluto sentire molto di più la sofferenza di, di Ram, abbandonato a 16 anni. E, e mi sembra un film quindi sulla figura di Alessandro, che non viene mai realmente messo in, in difficoltà, in contraddizione, fatta eccezione per il momento molto bello dello scontro fra loro due. Mi sembra che ci sia un grandissimo amore eh, da parte di Ram per il padre, e che è la forza del film sicuramente, e anche se avrei preferito appunto, che quello scontro diventasse più forte e mettesse in luce la parte emotiva di, di Ram.